Alcuni giornalisti di viaggio in questi giorni, in arrivo dal nord Italia, in questi giorni stanno visitando la Basilicata occidentale. Daniele Guido Gessa ha chiesto loro se in questo 2020 di emergenza sanitaria sia comunque possibile godere delle bellezze del territorio. Fare il turista in questo autunno di pandemia è possibile, ma a quali condizioni? Stanno cercando di comprenderlo quattro giornalisti di viaggio portati in Basilicata dall'APT e da un'agenzia lucana specializzata in marketing territoriale. Il tour di quattro giorni si snoda per Potenza e borghi della Valle del Melandro. Li abbiamo incontrati a Satriano. Secondo me un buon modo è fare di un problema, quello che abbiamo avuto, un'opportunità. Ed è l'opportunità di scoprire che ci sono borghi, luoghi naturali in Italia bellissimi, che l'Italia non è solo sulle coste ma anche nell'entroterra. Quest'anno la Basilicata ha fatto grandi numeri secondo quelle che sono le mie conoscenze e credo che questo possa essere replicato anche negli anni a venire, anzi è un mio auspicio. Si può viaggiare in sicurezza se si rispettano le tre regole fondamentali, che sono indossare la mascherina, rispettare la distanza fra le persone e lavarsi frequentemente le mani. Grande l'interesse chiaramente per i colori e le atmosfere di Satriano, paese che può offrire ospitalità, sicurezza, i numeri aiutano tanto in questo momento, in questa circostanza, per cui col dovuto distanziamento naturale, perché siamo veramente in pochi, offriamo bellezze narrate e raccontate appunto sui muri, attraverso i murales. E infine una certezza, viaggiare per piacere può anche essere una terapia contro lo stress da emergenza sanitaria. Percorrere lentamente il nostro paese ci aiuta a sentire il respiro della terra, i suoi profumi e qui in Lucania anche i meravigliosi sapori di questa terra. Un passo dietro l'altro, con calma, in armonia, e questo è uno dei doni che ci fa l'Italia. E con questi